È da un po' di tempo che non vi faccio un bel unboxing di MyProtein ed è un peccato perché stanno uscendo un sacco di cose nuove, carine e utili e quindi voglio farvele vedere. Allora, pacco. Luna, c'è una scatola per te. Allora, questo unboxing è principalmente per la gamma naturale perché stavo finendo tutti i miei semini e vari noci e toppings che solitamente metto nella mia colazione, ma che metto anche nei pancake che uso praticamente sempre. Quindi è principalmente per la gamma naturale. Quindi ho preso semi di canapa biologici, polline d'api. Questo è davvero buonissimo. Ha una nota dolce, lo yogurt poi si scioglie e ammetto che l'odore non è il massimo, però mi piace tantissimo. Raw cacao nibs, che sono praticamente delle scaglie di cioccolato il 100% puro, non si sciolgono. Ad esempio, se ci fate un pancake e lo mettete dentro, le gocce non si sciolgono perché sono proprio scaglie. Farina di cocco. Questa è buonissima per quando ci faccio i pancake, li rende dolci, li rende davvero deliziosi. Farina di grano saraceno, con questa ci faccio la base a volte della pizza quando me la faccio in casa. E la farina di grano saraceno rende l'impasto molto morbido. Ho provato a farlo con altre farine e non mi viene la stessa consistenza. Quindi penso che sia proprio l'effetto, la facoltà, la proprietà della farina di grano saraceno. Con questa ci si può fare anche tipo la pasta e secondo me sarebbe molto interessante riuscire a trovare una ricetta per fare proprio l'impasto, perché esiste la pasta alla farina di grano saraceno, quindi devo informarmi, solo che come al solito chi ha tempo. Questa è la parte food. Ho fatto scorta per riempire tutti i miei barattoli che stavano finendo e adesso la parte abbigliamento. Per me ho preso questa nuova canottiera, che è la canottiera open back. Davanti è normale, mentre dietro è aperta, quindi si ha la schiena all'aria. E questo si abbina benissimo con la linea core di colore grigio, perché loro hanno fatto grigio e il marchietto, ho il reggiseno qua, e il marchietto è dello stesso colore giallo, quindi perfetto abbinamento. E poi sempre per me, finalmente ho trovato i leggings della linea senza cuciture, che io ho già preso con il bordo pesca, però li volevo anche col bordo verde perché ho il top. Questi secondo me sono i migliori leggings perché sono morbidissimi, sono abbastanza pesanti, direi che sono molto pesanti, quindi tipo in inverno sono perfetti, adesso con l'estate un po' troppo pesanti, però sono super coprenti, super morbidi e, come ho già detto nel mio video di quando facevo le review dei prodotti di MyProtein, non hanno la cucitura in mezzo, quindi le ragazze mi capiranno, quando si tirano troppo sui leggings, not good. Questi sono davvero fantastici. Io, tanto poi me le chiedete, di taglie ho preso una XS della canottiera e una XS anche dei pantaloni. A me piace che siano perfetti, che non abbiano delle taschine, che non si creano buchi di qua e di là. E poi ho voluto fare un regalo alla mamma. A lei piacciono le felpe aperte davanti. Dopo che ha apprezzato la mia felpa aperta davanti, che avete visto, quella foglia di tè, questa, tutta a portata di mano, ragazzi, tutta a portata di mano. Questo è colore foglia di tè. E ha visto il colore di quella lì azzurrina, però che io ho chiusa. Le ho preso la stessa felpa aperta davanti, però azzurrina. Attenzione, perché ci sono tre tipi di felpe. Allora, ci sono queste che sono aperta davanti e chiusa, tipo a sacchetto, e sono pesanti, cioè hanno il pelo dentro, hanno la felpina dentro. Non so se riesco a farvela vedere. Hanno la felpina dentro e sono pesanti, cioè secondo me sono abbastanza invernali. Mentre per l'estate, e secondo me è davvero fantastico perché io soffro tantissimo di questa roba, che magari al mare d'estate è freddo e io non ho mai una felpa o comunque un giacchino adatto, ho sempre qualcosa di troppo pesante o qualcosa di troppo leggero. Mentre adesso MyProtein ha lanciato questa felpa, che probabilmente mi avete visto addosso in un video precedente, ed è quella arancione, ve la faccio vedere.
questa, se la vedete stropicciata è perché l'ho lavata e sta ancora asciugando. Comunque questa felpa, e questa è molto estiva perché dentro non è felpata, dentro è di tessuto e quindi è molto adatta secondo me per l'estate, perché non è troppo calda, né troppo fredda, né troppo leggera, quindi perfetta. Basta, questo unboxing è finito, noi ci vediamo dopo, ciao! Ma vieni qua tu, topolino! Topolino, ciao! Ehi! Luna, ho capito, va bene. No. Amami. Amami. Guarda che ti do il pollo, eh. Anche troppo. Guarda che l'ultima scatola di pollo che ho preso l'S lunga era per te. Irriconoscente. È da tanto che non vi faccio vedere un allenamento o non vi faccio vedere me in palestra. E questo è un canale fitness, quindi dovrebbe essere incluso, se no anche canale fitness è. Vi avevo promesso che vi facevo vedere o vi parlavo del mio allenamento gambe che ho seguito questo mese. Questo perché è stato un allenamento particolare, diverso, mai fatto prima, e quindi ci tenevo a raccontarvelo. Praticamente si basa su una fase di preattivazione gambe, chiamata così, e poi l'allenamento in sé, che consiste in tre esercizi: squat, hip thrust e stacco. Però la fase di preattivazione gambe è la parte più pesante, perché è una specie di allenamento ad altissima intensità. Si inizia facendo 5 minuti, massima pendenza, a velocità normale, camminata sostenibile, alta pirulan. Dopo 5 minuti se ne fanno altri 3, ma si aumenta la velocità in modo da riuscire a resistere sul tapirulan 3 minuti. È molto faticoso, diciamo che più o meno, per darvi un'idea, io facevo la camminata i primi 5 minuti a velocità 5 e poi quei 3 minuti in cui dovevi dare il massimo lo facevo a velocità 6, però è massima pendenza, quindi molto pesante. Poi dopo questi 8 minuti vado alla leg press orizzontale e faccio 50 ripetizioni di leg press, quindi comunque con un peso non altissimo, tipo 50 kg, per cominciare ad attivare le gambe e cominciare già a steccarle praticamente, perché dopo torno sul tapirulan, faccio altri 3 minuti massima pendenza velocità di corsa, quindi velocità 6, poi vado alla quella apri e chiudi, faccio 50 ripetizioni e poi torno sul tapirulan e faccio gli ultimi 3 minuti. Non avevo mai fatto un riscaldamento preattivazione del genere, ma devo dire che è stato davvero efficace e molto pesante. Però mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto sentire le gambe attivarsi per poi andare a fare gli esercizi e sinceramente vedo molti risultati. Diciamo che questo è un protocollo un po' particolare, ricordate che comunque fa parte di un programma di allenamento fatto apposta su di me. Prendete spunto, magari parlatene con il vostro allenatore, però non state a copiare direttamente quello che faccio io, perché quello che funziona su di me potrebbe non funzionare su di voi. Quindi adesso vi lascio al resto dell'allenamento, si consiste soltanto 3 esercizi, e poi al resto del vlog. Ciao!
questo nuovo video. Se vedete questo è perché, non lo so, mi sta un po' facendo male il pollice e Jimmy ha dimenticato il suo tutore qui a Piacenza e quindi adesso ne sto approfittando. Non lo so perché mi fa male. Comunque, ciao! Spero che il video del workout vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Voglio incominciare questo vlog oggi, adesso, in questo precioso stand, perché oggi pomeriggio faccio qualcosa che penso di non avervi fatto mai vedere sul mio canale, cioè vado al parrucchiere. Allora, premessa, ci sono già stata. Ci sono stata l'altro giorno e mi ha fatto questi capelli, me li ha fatti lisci e devo dire che ho molto apprezzato e avete apprezzato anche voi, visti tutti i mi piace sotto la mia foto di Instagram, che è inaspettato, però mi fa piacere vedere che ogni tanto quando posto una foto di me è un po' diversa, cioè magari non in palestra, non con la coda e tutto, voi mi scrivete: ah, ma allora sei bella. Io: grazie, è un complimento. Comunque, e sono stata l'altro giorno e ho conosciuto questo parrucchiere, è qui di Piacenza, è un parrucchiere, non è di una grande catena, si chiama Noan Fernando, vi giuro è bravissimo. Io sono sempre stata scettica dei parrucchieri, infatti non ci andavo da tipo 2 anni, perché ogni volta vogliono sempre tagliare tutto, non gli piace mai niente, i tuoi capelli fanno schifo, beh, oh, senti. E invece lui è stato gentilissimo, si è innamorato praticamente dei miei capelli. Non mi ha tagliato praticamente niente se non davvero spuntati e pareggiati in fondo. Mi ha tenuto tutte le mie lunghezze e sono davvero davvero felice. E infatti mi è piaciuto talmente tanto che ho deciso di fare un trattamento alla cheratina e vado oggi pomeriggio. E quindi ho pensato che potrebbe essere interessante per voi di ascoltare qualche consiglio sui capelli direttamente da lui. Quindi vi porterò con me dal parrucchiere e vedremo la trasformazione, perché ammetto che l'altro giorno ha fatto davvero davvero qualcosa di pazzesco, cioè neanche io mi riconoscevo dopo. Vabbè, e basta di per sé, questo è il mio pomeriggio, perché poi vado a casa di Margherita, cioè la mia amica con cui stiamo lavorando insieme agli altri per il progetto di Adidas. Cenerò lì. E infatti per cena mi sono preparata, perché voi sapete che sono sfigata, quindi me la devo portare. Mi sono preparata una cosa strana. Allora, sinceramente non so neanche io cosa volevo fare, perché avevo preparato del riso a parte, poi avevo cotto quel mini cavolfiore che mi era avanzato in frigo, poi ho cotto i finocchi, che... volete vedere che fine hanno fatto i finocchi? Ve lo faccio vedere. Praticamente si sono bruciati e adesso è una pentola piena di acqua e aceto per cercare di far sgrassare e togliere il bruciato. Diciamo che sì, mi sono un po' persa dietro il computer e me li sono dimenticati sul fuoco. Ma è una gioia. Quindi per cena ho deciso di utilizzare un po' dei finocchi salvati e ho fatto una specie di frittata. Praticamente ho buttato tutto in padella con cavolfiore, riso, finocchio, della cipolla rossa per dolcezza insieme al finocchio, poi ho aggiunto dell'albume e del parmigiano reggiano. Dovrebbe essere cotta, spero di non aver bruciato anche questa, la sto facendo raffreddare, ma si alza molto easy, quindi sì, questa è completamente cotta, pazzesco, guardate come viene su bene. Poi la metto nel piatto e ve la faccio vedere. Anzi, la metto adesso nel piatto. Luna, cosa mi agoli? Allora, io mi metto qui un attimino. State lì, non vi muovete. Piatto, 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 dove sei? Piatto. Vediamo se è venuta bene. Possiamo dire frittata di riso e questa crosta di parmigiano, cioè non vedo l'ora sia la cena. Meglio che me lo sposto, perché sennò me lo mangio adesso e basta. Io vi... ah no no no, aspetta, mi metto qua. Vi volevo far vedere questa maglietta, se notate c'è scritto Just Breathe e Silvia Fashions con la lunetta.
Praticamente questa maglietta me l'ha cucita, personalizzata, una ragazza che potete trovare su Instagram sotto le Reine Crochet. È una ragazza qui di Piacenza che mi ha chiesto, mi ha proposto di farmi una maglietta e io ho accettato, e siccome ha lavorato duramente per farmela, penso che sia legittimo che io ve la faccia vedere e ve ne parli. Praticamente ho deciso di farmi scrivere Just Breathe perché è davvero una frase molto significativa per me, in quanto cioè spesso durante il mio periodo di recovery, nei periodi in cui stavo cercando di reagire, spesso mi fermavo e respiravo. E proprio questo Just Breathe, cioè prendi in pieno l'aria, prendi, respira pieni i polmoni e lasciati andare, e espira, lascia andare tutto, scrollati tutto di dosso. Molte volte l'ho fatto, molte volte quando mi sentivo assalita da tutti i problemi, e vi giuro che anche solo farlo adesso rilassa tantissimo. Quindi per me è una frase molto importante. E poi vabbè, il mio nome che è diventato una specie di brand. E poi Luna, perché Luna è sempre nel mio cuore. Vero Luna, vero che sei sempre nel mio cuore, eh? Sì, sì. E, ok, ok. Quanto pelo perde. E basta. Quindi continuiamo con il video. Ci vediamo dopo. Ciao ciao. Posto della cheratina, oggi facciamo per esempio per la piega dura 10 minuti. 10 minuti di ossigeno. Ossigeno che cos'è? Qui si raccoglie l'aria dal compressore, si trasforma il 99,9% dei gas in un gas, sarebbe l'ossigeno, come quello attraverso questo andiamo a lavorare. Cuoio capelluto, ah, e su l'unica lì aumenta la microcircolazione dei vasi sanguigni dei bulbi. Avete visto, sto da parrucchiere e adesso sto andando a casa, scatto sulla mia roba, la frittatina e il computer e il motorino, e vado a Margherita. Io concluderei qui questo video perché secondo me è già abbastanza lungo, proprio di contenuti, perché c'è un po' di consigli di palestra, beauty, cibo. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che l'abbiate trovato utile e interessante. Se così è stato, lasciate pure un mi piace, non fa male a nessuno. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video, dove vi farò vedere come va la presentazione di Adidas. Ci tenevo a chiudere il vlog facendovi vedere il risultato della pentola bruciata. L'ho lasciata tutta la notte a mollo in acqua e aceto di vino bianco ed è venuta perfetta. Olè, ultimo consiglio, Silvia Casalinga. Questo è l'ultimo video che vedete prima del Rimini Wellness, quindi ci vediamo lì. Mi raccomando, ricordatevi che sono dal venerdì pomeriggio alla domenica. Sarò allo stand di Canali System soltanto il sabato mattina, poi per il resto sarò in giro a cazzeggiare. E poi la domenica pomeriggio sarò al Gola Gola Festival verso le 5:30 a Parma per partecipare a un dibattito con uno psicologo per parlare di disturbi alimentari. Quindi se chi è di Parma e vuole venire a salutarmi e darmi un abbraccio, io sarò lì. Quindi non vedo l'ora di vedervi e a presto. Ciao ciao a tutti.